Ciao a tutti, bentornati nel blog In Cucina con Francesca. Siete pronti per un'altra ricetta creativa? Vai! Oggi preparo degli hamburger di pesce spada con i taralli alla curcuma di dolce fiore. Per questa ricetta abbiamo bisogno di 500 g di pesce spada, di cui metà tagliata a cubetti, i taralli alla curcuma di dolce fiore, un uovo, sale e pepe, curry, 3 cucchiai di maionese. Andiamo! L'altra metà del pesce spada la vado a frullare grossolanamente. Anche i taralli alla curcuma li vado a frullare grossolanamente separati. Vado! Adesso mescoliamo tutto all'interno di una ciotola. Il pesce spada a cubetti, quello frullato grossolanamente, i taralli alla curcuma di dolce fiore frullati, un uovo, un cucchiaino di sale, pepe e mescolo il tutto. Dopo aver mescolato bene il composto, lasciare riposare per 30 minuti. Prendo delle piccole porzioni e le arrotolo tra le mani, appiattisco leggermente e vado di continuo. Adesso ci spostiamo sui fornelli e andiamo a friggere gli hamburger di pesce spada e taralli alla curcuma in abbondante olio. E mentre i nostri hamburger stanno a friggere, vado a mescolare in 3 cucchiai di maionese del curry. Gli hamburger al pesce spada e taralli alla curcuma sono pronti, appena fritti. Adesso li possiamo servire con delle patate al forno, insalata, oppure, come ho fatto io, della salsa alla maionese e curry. E con un gusto in più dei taralli alla curcuma di dolce fiore, non potete immaginare il profumo, sono buonissimi. Provateli anche voi, mettete un like, scrivete nei commenti e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!